Siamo l'associazione Giovani d'Este. Oggi, nella giornata dell'ambiente, abbiamo deciso di organizzare una conferenza con focus i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile dell'economia legata alle risorse, in particolare alla risorsa acqua. L'aspetto dell'ambiente è strettamente legato all'economia e al futuro. In questo senso una parte del focus della giornata è legata appunto alla green economy e all'economia circolare. I giovani devono affrontare, no? Essere coscienti di affrontare delle sfide che sono appunto legate all'economia e all'ambiente, e bisogna farlo con gli strumenti giusti, gli strumenti della conoscenza scientifica, conoscenza anche sociale, conoscenza di responsabilità, sia personale sia collettiva. E questo viene fatto attraverso appunto la condivisione, una condivisione anche delle informazioni e delle competenze. In questo tempo i temi dell'emergenza climatica e del degrado ambientale sono al centro di ogni discussione, suffragati anche dai distruttivi fenomeni naturali che di frequente compromettono le nostre strutture sociali. Finalmente la protesta giovanile, dall'ideale fase di contestazione, sta maturando nella modalità operativa della coscientizzazione e della proposta, riconoscendo soprattutto le responsabilità negli atteggiamenti sprezzanti che permettono lo spreco. È particolarmente importante che i giovani oggi possano progettare il loro futuro, ripensando le primitive leggi dell'economia, ancora incentrate sull'avidità, nella prospettiva di una globalizzazione ideale, orientata alla conservazione della vita in tutte le sue forme. Un futuro nel quale il riciclo sarà un valore e il consumo un orrore. Io parlerò sulla economia circolare, che alla fine le nozioni di circolarità già esistono storicamente, ci sono delle radici storiche e anche filosofiche. Però appunto da diciamo poco meno di un secolo abbiamo iniziato a studiare più in profondità sulla scarsità delle risorse, e quindi appunto l'economia circolare viene proprio per sostituire l'economia in cui oggi abbiamo, che sarebbe l'economia lineare, quella in cui prendiamo le risorse dalla natura, produciamo qualcosa da esse e appunto consumiamo e buttiamo quello che non usiamo. Per puntare alla sostenibilità bisogna fare dei grandi investimenti. Ci sono alcune aziende che lo stanno facendo anche nel nostro territorio e sono state qua invitate, tra cui appunto SESA, e inserire la parte di appunto investimenti nella sostenibilità risulterà fondamentale. Non si può pensare attualmente a una crescita economica slegandola anche dalla parte sostenibilità. Ormai sia da un punto di vista di ambientale, ma soprattutto anche di opinione pubblica, queste due cose sono strettamente legate. Non si può fare business, anche da un certo punto di vista, slegandola da quella che è la responsabilità sociale, la responsabilità della propria azienda sulle ricadute ambientali delle proprie azioni. Ad esempio nell'ambito chimico, delle chimiche, delle scienze biologiche in particolare, sulla parte ad esempio trattamento acqua e trattamento rifiuti, si sta cercando di arrivare sempre di più a una chimica fine, una chimica che rispetti sostanzialmente l'ambiente attraverso trattamenti biologici o recupero di sostanze, in modo da ridurre quelli che sono gli impatti che noi giornalmente anche come singoli produciamo. Quindi
la chimica negli ultimi 10 anni, ma anche nel futuro, punterà e dovrà puntare a quello che è la chimica appunto fine di gestione delle risorse. Il trattamento di rifiuti urbani si basa sulla raccolta differenziata. Se non ci fosse la raccolta differenziata non esisterebbero impianti come quelli che in Italia abbiamo in questo momento e che vengono a visitare dall'estero. Parlo del caso di Milano, quando è partita la raccolta differenziata sono venuti da San Francisco, dalla California, che è uno degli stati più avanzati da questo punto di vista, per vedere come si fa la raccolta differenziata in una città grande come Milano. Quindi noi in Italia possiamo veramente insegnare come si gestiscono i rifiuti. Qui in Veneto abbiamo diverse realtà, tra cui anche quella di Sesa, un impianto integrato, significa che si fa sullo scarto organico, che rappresenta diciamo la maggioranza della tipologia di rifiuto trattato, si fa un trattamento di tipo integrato, come dicevo, di digestione anaerobica e di compostaggio, il che significa che da una buccia di banana noi riusciamo a recuperare energia elettrica, energia termica, combustibile e fertilizzante. Ma andiamo anche oltre, perché l'azienda ha fatto forti investimenti, importanti investimenti, per arrivare anche a estrarre CO2 e a recuperare anche l'acqua. Sapete che il rifiuto, quello umido soprattutto, è fatto dal 70% di acqua. E, ecco, tutta quest'acqua noi la riusciamo a recuperare, a depurare e a utilizzare all'interno dell'impianto per i processi, per l'impianto di antincendio, per lavare i mezzi, escono da noi i mezzi completamente puliti e poi anche per la serra che è collegata al nostro impianto. Ecco, quindi tutta una serie di attività che servono a valorizzare il rifiuto nell'ottica proprio dell'economia circolare. Se con le bucce e gli scarti della frutta o della verdura, invece di buttarli via, ci produciamo energia elettrica per centinaia di famiglie, ci beneficiano tutti. Se con il raccolto danneggiato, invece di distruggerlo, produciamo biometano, evitiamo di importare biocarburanti dai paesi tropicali, non aumentiamo il traffico merci verso le grandi centrali e rendiamo i nostri mezzi ancora più ecologici risparmiando, e ci beneficiano tutti. Se invece di lasciare i campi incolti, incrementiamo le rotazioni culturali e con il secondo raccolto produciamo digestato, rendiamo più fertili i campi, più efficienti le aziende che si liberano dai concimi chimici e miglioriamo la qualità del cibo che portiamo a tavola. E ci beneficiano tutti. E se facciamo del biogas un'eccellenza sempre più italiana, continuiamo a creare posti di lavoro e ci beneficiano tutti. Sull'argomento zero rifiuti, un argomento che ovviamente è attualissimo e che si sta portando avanti da tanto tempo. Zero rifiuti significa mettere in pratica quelle che sono le regole che tra l'altro ha stabilito anche l'Unione Europea. Esiste la cosiddetta gerarchia della gestione dei rifiuti. Al primissimo posto c'è riutilizzo, e recupero e riutilizzo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo cercare già di entrare nel merito di fare ragionamenti su quelle che sono le nostre scelte anche dal punto di vista degli acquisti. Banalmente, per fare in modo che ci sia meno rifiuto possibile da gestire, quando si va a fare la spesa bisogna scegliere di comprare un prodotto che abbia meno imballaggi possibili. Quindi piccole scelte che ognuno di noi come consumatori deve mettere in atto per far sì che poi alla fine della filiera ci sia meno rifiuto da smaltire. Aggiungo, i rifiuti vanno smaltiti nella maniera corretta. Io insisto sulla raccolta differenziata. Raccolta differenziata vuol dire che avremo anche meno problemi di rifiuti dispersi nell'ambiente. Vuol dire che noi, nel momento in cui abbiamo un imballaggio in mano e leggendo bene quali sono le informazioni che sono riportate sull'imballaggio stesso, siamo in grado di capire dove posizionarlo quando è il momento di smaltirlo, cioè di metterlo nel giusto bidone della raccolta differenziata. Attraverso questi piccoli gesti, queste piccole abitudini che devono però diventare concrete e far parte della nostra quotidianità, potremo veramente andare verso una risoluzione di quello che è il problema attuale che abbiamo sui rifiuti.